l'editore pubblica il giornale non perché genera un amore per l'informazione, ma perché fa un altro lavoro, cioè perché costruisce case proprietarie di cliniche, eccetera, e quindi ha bisogno di quel giornale per rapportarsi con la politica. Come? Perché dato che se costruisci case o se proprietario di cliniche ha bisogno di pubblica amministrazione, eccetera, lo usi o per blandire o addirittura racconterà, c'è un processo all'Europa in questo momento intentato la dichiarazione di un vecchio assessore per organizzare campagne stampa rispetto a chi magari chi vuole dare quello, ottengo il giornale tra altre cose e si vede. Allora il problema è che noi abbiamo più detto degli editori di quel tipo, e poi abbiamo un problema, insomma, avete visto che Giletti poteva piacere o non piacere, faceva anche informazione criticabile su molte cose, ne era l'unico che si occupava di problemi legati a Cosa Nostra in questo paese, salvo sporadicamente voglio dire, poteva accadere a Report o qualcosa, diciamo, era l'unico che in maniera sistematica. La sua trasmissione è stata chiusa da un giorno all'altro, lui era un giornalista considerato vicino al centro-destra, come si parlava di lui entrare in Rai, appunto, quota di destra, è stata chiusa da un giorno all'altro, motivazioni ufficiali non ce ne sono, è stato fatto trapelare il fatto che la sua trasmissione costava troppo e faceva troppo pochi ascolti. Normalmente quando, insomma, in televisione ci ho lavorato un po', ci lavoro tuttora anche, quando c'è un problema di costi, se la trasmissione piace, ti chiamano e ti dicono vediamo dove tagliarli per chiudere, no? Anche perché era a 9 puntate dalla fine. La caratteristica che aveva la trasmissione dei Giletti è che Giletti aveva deciso di mettere in piedi una puntata, e aveva contattato già le persone, su Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri in Italia rispetto all'informazione televisiva è una sorta di tabù. Quando si parla di mafia Dell'Utri, mafia Berlusconi, le trasmissioni televisive saltano o chiudono. È successo così anche in qualche volta. Io penso che Urbano Caio, che è l'unico editore puro italiano, e quindi parteso, di mestiere prima di fare l'editore puro, ha fatto il segretario particolare di Berlusconi, il successore di Dell'Utri, cioè prima Dell'Utri nel 74, assiste Berlusconi, lo fa fino al 78-79, quando Dell'Utri va a lavorare con un signore che si chiama Filippo Alberto Rabisarda e che poi farà la scuola di natanza in Venezuela perché è accusato di bancarotta, ospite di Caruana Cutrera, più grandi trafficanti di cocaina esistenti al mondo nel secolo scorso, gente di Spuleana, Grigetto. Invece viene sostituito da Urbano Caio, il quale poi entra in Italia e poi prenderà una pena, credo, per fatture false in Italia. Esce da Italia e diventa Urbano Caio. So che una spiegazione ufficiale non l'abbiamo avuta. So che quella la trasmissione l'hanno chiusa e so che quello stava preparando una trasmissione su Marcello Dell'Utri.